Ora, nel nostro studio per parlare di una grande invenzione, perché forse sono alcune delle più importanti, quelle che riescono a farci stare meglio, non solo a trascorrere una quotidianità più semplice, ma anche a guarirci. L'invenzione della penicillina siamo abituati a pensare, a conoscere e a sapere che sia un'invenzione tutta inglese. In realtà 30 anni prima c'era un italiano che era il nonno di Giulio Capone che viene adesso nel nostro studio. Ciao Giulio! Eccoci, vieni, accomodati, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, un nonno, insomma, che ha una paternità importante, perché? Beh, perché ha cominciato uno studio sulle muffe e da allora osservando un pozzo. E da allora la storia in qualche modo è cambiata, ma poi da questo punto di vista le paternità delle invenzioni, eccetera, anche quelle più note, sono sempre un pochino combattute. Ma c'è un diario che ci testimonia tutto questo. Beh, questi diari il nonno ne scrisse cinque, noi abbiamo della nostra famiglia questi cinque di questi diari, ma aspetti, la vera scoperta della penicillina non è che sia qui dentro. E credo che sia opportuno che io chiarisca come sia stata la scoperta, poi parleremo anche di questo. Qui Volentieri, dentro volentieri. c'è la vita, una parte della vita di Vincenzo Di Beri, nella quale vengono annotate tantissime cose, nel senso anche le sue emozioni, ciò che faceva. Comunque, tutto ciò che osservava veniva Lui trascritto. era un medico, lo diciamo ai nostri amici a caso, un medico molisano. Esatto, nasce a Sepino, un paese del Molise, il 1 maggio del 1869. Sepino fu la culla della sua cultura in un certo senso, perché nasce da una famiglia benestante, il padre fa il notaio e respira cultura sin da piccolo. Ha un innato senso dell'osservazione, tant'è vero che va in giro per i campi, raccoglie degli insetti, raccoglie dei fiori che poi torna a casa e cataloga. Prende la maturità classica, va a Napoli, si iscrive a medicina, si laurea in medicina e qui, e questo è molto importante, alloggia presso la casa di certi parenti ad Arzano. Questa casa è È fondamentale. fondamentale. Perché? E spiego perché. In questa casa c'è un pozzo. Ogni volta che questo pozzo viene ripulito dalla muffa che lo ricopre, la gente si ammala. E qui torno all'innato senso dell'osservazione del dottor Tiberio. Lui è straordinario, capisce che ci deve essere un rapporto tra questa muffa e le malattie. Tant'è vero che nota che l'acqua, quando c'è la muffa, l'acqua è potabile. Quando invece non c'è, è contaminata. Ecco perché la gente si ammala. Evidentemente, questa muffa emette qualcosa. Allora, vai in laboratorio, infetta alcune cave col vibrione del colera, col bacillo del tifo e dopo aver estratto una soluzione acquosa da queste muffe, le inocula in queste cavie che sono state virulentate. Le cavie guariscono. Non solo, non si ferma qui, ma va in laboratorio, allestisce delle colture di stafilococchi, streptococchi ed altri batteri e li mette a contatto con una soluzione diluita di questa sostanza. C'è l'inibizione della crescita dei batteri. Che muffe sono? Sono l'Aspergillus flavescens, il Mucor Mucedo e il Penicillium glaucum. Penicillium, è la penicillina. È la Ha penicillina. scoperto la penicillina a 26 anni, siamo nel 1895. Questa è una data importantissima perché se pensiamo che l'osservazione del professor Fleming avviene nel 1929, lui la riportò a un congresso al quale lui stesso non ci credeva. Io parlo di osservazione di Fleming. Invece, a differenza del Tiberio, il Tiberio non solo intuisce, cioè osserva, intuisce e scopre. Qui c'è la grandezza di questo personaggio e io sono qui per divulgarlo, è conosciutissimo nell'ambiente nazionale, Tra l'altro voglio dirlo internazionale. perché noi ovviamente non siamo esperti di questo campo, ma ci Certo. sono degli studi pubblicati che sono stati in qualche modo fino a poco tempo fa rimasti impolverati in un cassetto, ma una volta tirati fuori, ecco come le date certificano questi articoli e questi studi che sono stati pubblicati. Tra l'altro guardate anche com'è la vita, no? Chi viene in qualche modo anche deriso dalla comunità scientifica, dagli altri, poi alla fine si prenderà anche delle rivincite dalla storia. Eppure, pensate che a un certo punto
proprio lui prenderà una decisione, quella di lasciare l'Istituto per l'Igiene e arruolarsi in Marina. Della serie, voglio fare tutt'altro, insomma, lascio un attimino tutti i miei studi, sebbene abbia lui stesso fatto questa scoperta così importante. Perché tutto questo è rimasto nel silenzio per così tanto tempo? Allora, puntualizziamo questo. Lui rimase estremamente deluso quando la sua scoperta, perché lui ne capì l'importanza della scoperta. Vede, se vediamo alla fine del fascicolo dello studio che lui fa e che pubblica sugli annali di igiene sperimentale, dichiara con chiarezza che quell'estratto acquoso contiene un potere battericida e non è solo l'effetto chemiotattico, cioè del richiamo dei globuli bianchi che uccidono i batteri, ma è proprio l'azione battericida diretta. Nessuno gli dà retta. Probabilmente lo si attribuisce soltanto all'azione del richiamo dei globuli bianchi, che c'è un'azione battericida, ma non è questo. Quindi rimane deluso. E che cosa fa? Lascia il suo grande amore che è l'università e si arruola in Marina. E sarà ufficiale di Marina, lo vediamo impegnato nelle campagne più importanti, addirittura lo vediamo a Candia, lo vediamo... Cos'era, una sconfitta? Una grande delusione, ma che lui sicuramente avrebbe ripreso se fosse stato nelle condizioni, e in Marina probabilmente lo avrebbe fatto, a suo tempo e con calma, di riprendere gli studi. È proprio la grandezza di questa scoperta, e quindi puoi immaginare proporzionalmente anche la delusione, è stata grande. Quindi si arruola in Marina, e poi c'è anche un'altra cosa che lo spinge lontano. E qui è un fatto personale, è innamorato follemente della cugina. L'amore. Amalia, non si possono sposare perché sono consanguinei, quindi la possibilità che possano nascere dei bambini deformi è grandissima. Loro sono innamoratissimi, però lui se ne va per mare, come si dice, si arruola in Marina. Lui però tiene sempre sott'occhio questa storia, sempre cerca di sapere se Amalia nel frattempo si è innamorata, si è trovato un altro fidanzato. I due non resistono, il 5 agosto del 1905 ad Arzano, in una splendida cerimonia dentro la casa di Arzano, si sposano. Da questo matrimonio nasceranno tre figlie: Rosetta, Tommasina e Maria, che fu mia madre. Era tutte completamente lontana. Sane. Ecco. Completamente sane. Questa è un'immagine, eccola qui, sempre della storia, ma assieme a questa immagine ci sono anche le parole dei diari che lei ha letto. Vorrei farle questa domanda. Conoscendo così bene la sua vita, ecco, cos'è che caratterizza l'esistenza di un inventore, di chi comunque consapevole o inconsapevole è responsabile di una grande scoperta? È un modo diverso di guardare al mondo, alle cose? Allora, lei mi ha fatto una domanda molto profonda, nel senso che io ritengo che un uomo è un coacervo di emozioni e di sentimenti. C'è qualcosa che lo guida. Questo grande, questo qualcosa è l'amore, e l'amore non è soltanto l'amore per la propria donna o per le proprie figlie, o nel caso di Vincenzo Di Bello, qui l'amore per la scienza, l'amore per la vita. Lui esprime in una frase bellissima che scrive dietro la foto della nonna, dice una frase emblematica del suo modo di essere: lunga e difficile la via della ricerca, ma alla base di tutto c'è l'amore. E la grandissima umanità, con questa espressione di amore, che ha condizionato la sua vita positivamente. Per quanto riguarda la medicina, la storia sembra consegnarci la lezione che una volta scoperto un rimedio per una di queste, poi ce ne sia subito un'altra. Ecco, quella del, voglio dire, anche questa battaglia dell'uomo, no? contro le malattie, lei stesso è medico. Come vede questo rapporto, questa voglia per l'appunto dell'uomo di aiutare tanti altri uomini, che sia per, come dire, un piccolo aiuto o così grande come la scoperta di suo nonno? Cioè, lei intende dire che cos'è che spinge un uomo nella ricerca continua di nuove strumenti perché, esatto, possa essere utile? Io credo che non sia soltanto un aspetto razionale, e qui torno al discorso di mio nonno, che è stato in questo senso ha espresso qualche cosa che va al di là di un semplice fare. È qualcosa che l'ha sempre guidato nella sua vita, dove non è soltanto l'osservazione razionale di qualcosa, ma è l'interiorizzazione nei suoi sentimenti.
E da questa simbiosi, da questa sintesi di razionalità, di amore e di emozioni, che il futuro nei confronti degli altri, per aiutarli, è proprio deriva da questa coesione di sentimenti che nasce il nostro futuro nella scienza. Grazie allora a Giulio Capone, grazie ovviamente a Vincenzo Tiberio per questa grande scoperta tutta italiana.